Presidente, un convegno per discutere dell'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo del Nord? Assolutamente sì, con l'interlocutore giusto che è Maurizio Luppi, è presidente di Confindustria. Le infrastrutture sono fondamentali per la mobilità e per lo sviluppo e la rete delle infrastrutture del Nord va potenziata. Siamo ultimi in Europa come chilometri di autostrade, un servizio di trasporto ferroviario che va migliorato e va soprattutto integrato. E poi il trasporto pubblico locale, sono tutti temi che sono all'attenzione del governatore della Regione Lombardia, degli altri governatori e anche del ministro Luppi. Infine il sistema degli aeroporti e la questione di Malpensa che è centrale. Vogliamo evitare, dobbiamo evitare che il salvataggio di Alitalia attraverso Etihad comporti un peggioramento delle condizioni degli aeroporti del nord e il rischio di chiusura di Malpensa. Questa è la questione che porrò al Ministro. È ben informato di questo e vediamo che sviluppi ci saranno. Lei ha lanciato un allarme sul tema per il fondo. Sì, abbiamo fatto il closing finanziario prima di Natale. Il governo si era impegnato a emanare il decreto che stanzia queste risorse entro fine gennaio. So che il ministro Luppi l'ha firmato, ma il ministro Saccomanni non si sa, Ministero dell'Economia. E il rischio, se non arriva entro 2 o 3 giorni il decreto, saremo costretti a chiudere i cantieri della TEM, non per colpa dell'impresa, non per colpa nostra, ma per colpa della burocrazia romana. E questo è assolutamente incredibile e inaccettabile. Oggi chiederò ancora l'impegno del ministro Luppi perché vada lui al ministero, prenda la mano di Saccomanni e gli faccia firmare il decreto. È solo una questione di burocrazia. I soldi ci sono ed è veramente il peggio dell'Italia.